Ciao a tutti e a tutte, e mi dispiace non poter essere là con voi, ma diciamo la pandemia è arrivata fino dentro casa e stiamo aspettando insomma di fare un tampone a mia figlia per avere i risultati, quindi per sicurezza abbiamo detto che non fosse messi là di persona. Introduco brevemente, io mi occupo da molti anni di migrazioni femminili e in particolare quindi, come potete immaginare, il lavoro domestico è stato al centro dei miei interessi per molto tempo. E in particolare negli ultimi 2 anni poi mi sono occupata di salute e lavoro e per quanto riguarda le migrazioni femminili. E di nuovo appunto mi sono trovata ad avere a che fare con il lavoro domestico. Durante la pandemia, durante i mesi di lockdown, ho firmato insieme, ho scritto e firmato un appello insieme ad altre colleghe esperte di lavoro domestico, un appello, una lettera. Che si intitola Verso una democrazia della cura, che aveva come obiettivo quello che è stata pubblicata su InGenere, che ha ricevuto circa 400 firme da parte sia di singole sia di organizzazioni. E questo appello appunto aveva l'obiettivo di denunciare l'esclusione delle lavoratrici domestiche come categoria. Innanzitutto dal decreto Cura Italia, che quindi segnalava il fatto perché per l'ennesima volta il lavoro domestico veniva trattato come un lavoro di seconda categoria, trattato proprio come una categoria professionale eccezionale rispetto alle altre, rispetto alla categoria principale dei lavoratori subordinati. Il decreto Cura Italia poi è stato corretto sotto alcuni punti di vista dal decreto rilancio, il decreto successivo, ma a noi, insomma, esperti di lavoro domestico, ci aveva particolarmente colpito il fatto proprio che un decreto che si intitolava Cura Italia escludesse da buona parte dei suoi interventi di tutela, di sostegno al reddito di lavoratori e lavoratrici, proprio una di quelle categorie che, seppur definita come essenziale, era una categoria che veniva esclusa. Ad esempio, non era prevista la cassa integrazione, era possibile licenziarli in qualsiasi momento, mentre come sappiamo sono stati bloccati i licenziamenti per gli altri tipi di lavoratori e venivano perfino escluse dalla possibilità di godere del bonus babysitter, come se fossero appunto mere lavoratrici che prestano insomma, il proprio servizio, ma non avessero figli e famiglie a carico. Ed è molto interessante che questa esclusione delle lavoratrici del lavoro domestico dalle misure di sostegno di lavoratori e lavoratrici in tempi di lockdown non è avvenuto solamente in Italia, ma è avvenuto anche in altri paesi. Il caso che io conosco meglio è il caso spagnolo, in particolare appunto anche lì le lavoratrici domestiche sono state escluse da alcune delle misure che hanno riguardato gran parte dei lavoratori, solamente che in Spagna non sono stato un gruppo di diciamo esperte accademiche, non accademiche a denunciare la questione, ma sono state le lavoratrici stesse che in Spagna, diciamo più che in Italia, sono organizzate in collettivi di lavoratrici, collettivi di base che pochi giorni fa hanno fondato un sindacato, il primo sindacato su base nazionale in Spagna delle lavoratrici domestiche, quindi questa è
un'informazione molto fresca e in ogni caso questi collettivi, uno dei più noti, dei più conosciuti, si chiama Territorio Domestico, che è un collettivo basato a Madrid, hanno iniziato a denunciare questa esclusione, hanno fatto delle campagne per quanto si poteva fare in quei mesi di lockdown, quindi soprattutto sui social media, hanno cercato quindi di rivendicare quei diritti che invece gli erano stati negati, e anche in quel caso nel decreto successivo sono stati riconosciute anche le lavoratrici domestiche una serie di ammortizzatori sociali. Questa diciamo differenza tra il caso italiano e il caso spagnolo segna un po' quelle che poi saranno le mie conclusioni, nel senso che quello che poi vi dirò è proprio il fatto che se dobbiamo pensare terreni di intervento, il caso spagnolo potrebbe essere, insomma, segnarci un po' la strada sotto alcuni punti di vista. In ogni caso, che cosa hanno fatto in Spagna? Erano già organizzate, hanno creato queste campagne di denuncia, ma si sono anche sostenute vicendevolmente come lavoratrici, quindi si sentivano sostenersi di fronte alla solitudine, di fronte al fatto dover stare chiuse in casa con la persona assistita e non poter uscire. Si sono sostenute in caso anche di difficoltà economiche, hanno creato una cassa di resistenza per sostenere le lavoratrici domestiche che hanno perso il lavoro. Molte lavoratrici domestiche, soprattutto quelle a ore, ma anche quelle che lavorano in coabitazione, ovvero le badanti, hanno perso il lavoro. Perché? Perché molte famiglie non si sentivano sicure ad avere un'estranea, tra virgolette, in casa. Altre invece hanno continuato a lavorare perché non poteva, le persone di cui si occupavano non potevano fare a meno di loro nonostante la pandemia. Anche nel mio piccolo caso, ad esempio, io ho aumentato le ore della babysitter di mia figlia, non le ho diminuite durante la pandemia, perché sia io che il mio compagno, ad esempio, abbiamo continuato a lavorare. Cosa ci dicono i dati dell'INAIL rispetto rispetto alla diffusione dei contagi sui luoghi di lavoro? Ci danno alcune indicazioni. Sul lavoro domestico non dicono nulla, e questo ci dice per l'ennesima volta quanto il lavoro domestico sia ignorato, nonostante sia un lavoro appunto essenziale e sia stato dichiarato come tale, e sia ignorato dalle istituzioni. Molto spesso ciò che avviene in ambito domestico non raggiunge le istituzioni, ovvero anche se una lavoratrice domestica, una badante, si ammala di Covid-19 sul luogo di lavoro, è molto difficile poi che il datore di lavoro lo denunci alle istituzioni preposte, quindi non abbiamo dati in materia. Ma in ogni caso i dati di cui abbiamo disponibilità ci danno alcune informazioni importanti. Innanzitutto, dei contagi avvenuti sul luogo di lavoro, la stragrande maggioranza hanno riguardato donne. Il 71% degli ammalati, delle persone che si sono ammalate di Covid-19 sul luogo di lavoro sono donne. Perché? Perché gran parte dei lavori a rischio, delle occupazioni che mettono a rischio contagio i lavoratori e le lavoratrici sono svolte da donne. Pensiamo negli ospedali, medici, infermieri, operatori sociosanitari, addetti alle pulizie, nel settore del commercio, insomma, gran parte dei lavori più a rischio sono svolti da donne.
Di questi, dei contagiati, l'84% sono italiani, il 15% sono stranieri. Perché è importante questo dato? Perché sappiamo che gran parte delle lavoratrici domestiche sono donne di origine straniera, sono donne migranti, e mentre gli italiani 7 su 10 dei contagiati sono donne, tra gli stranieri 8 su 10 sono donne. E, le comunità più colpite sono rumeni, peruviani, al femminile sarebbe meglio dirle, rumene, peruviani, albanesi, ecuadoriane, che sono proprio quelle nazionalità maggiormente impiegate come personale infermieristico e operatrici sociosanitarie. Quindi già questo ci fa capire come, allargando un po' lo sguardo, diciamo andando un po' oltre il lavoro domestico, ma tenendo in considerazione tutte quelle occupazioni che possiamo definirle della cura, quindi dai medici alle operatrici sociosanitarie alle lavoratrici domestiche, siano occupazioni particolarmente esposte e particolarmente colpite dalla pandemia. Volevo sottolineare proprio il fatto che la pandemia ha reso visibili i lavori essenziali e ha mostrato anche la loro importanza. Il lavoro domestico è uno di questi, ma lavori essenziali ormai sappiamo bene tutti quanti a cosa ci riferiamo, quindi tutte quelle attività che durante i mesi di lockdown erano ritenute fondamentali per la riproduzione della vita. Quindi quell'insieme di lavoro di riproduzione, dai medici al lavoro domestico, ma anche i facchini della logistica, il personale impiegato nei supermercati, nel commercio, fino ad arrivare ai lavoratori e alle lavoratrici dell'agricoltura. Quindi tutto quel settore agroalimentare, tutti i settori, cioè tutte occupazioni, tranne quella dei medici, che in Italia sono svolte prevalentemente da uomini e donne migranti, e che finora stavano dell'ombra, nel senso nessuno riconosceva il valore sociale di queste attività lavorative. La pandemia invece ci ha mostrato quanto importanti siano. E quindi se dobbiamo pensare da un lato come la pandemia ha modificato alcuni settori industriali, e dall'altro lato invece quali sono le trasformazioni che come dire, rimarranno nel lungo periodo e in che modo possiamo pensare delle modalità di intervento. L'attenzione verso i lavori essenziali, tutte quelle categorie professionali che rientrano in questa definizione, credo che possa essere diciamo, un importante terreno di intervento. E proprio per quello vi ho portato, insomma, ho fatto un breve riferimento al caso spagnolo, perché alcune forme di organizzazione in Spagna sono già presenti, sono già attive e la loro esperienza potrebbe essere utile per pensare a forme di organizzazione e cicli di lotte qui in Italia e quindi appunto penso che questo possa essere un
diciamo, uno dei lasciti, se vogliamo, positivi di questa pandemia è proprio quello di aver reso visibile l'importanza di queste, dei lavori essenziali, ma è altrettanto importante oggi intervenire per rafforzare le forme di organizzative, le forme di lotta di queste lavoratrici e di questi lavoratori.